Ho capito. Intanto presentiamolo un po' mentre loro si stanno mettendo a posto. Da qualche anno, cioè dal 2008, nel coro di Solero c'è Milena Zammaparo. Chi è? Complimenti, insomma, mi dicono qui, vi trovate in canto, ci ho messo i suoi talenti a disposizione di tutti, e quindi insomma c'è l'idea quella di creare un puzzle tra tutte le età e tutte le persone insieme. Il puzzle è anche un po' estetico, poi sentiremo che cosa diranno i nostri giudici. I concerti di animazione liturgiche si muovono tra Solero e Quarniento. Tra di voi ci sono i saggi, che sono quelli con i capelli grigi. Vi saluto i saggi là in fondo, buonasera. Mi ha salutato l'unico che non ha i capelli proprio grigi. E gli operativi, quelli che si occupano di registrare, scrivere, stampare, comprare, organizzare, e i giovanissimi che saranno quelli davanti con le voci bianche. Il nostro futuro è in buone mani. E un solo corpo e un solo spirito è lo slogan. Ho detto bene? Signore e signori, il gruppo, il coro parrocchiale di San Perpetuo di Solero. Che cavolo, non l'ho detto, e non lo so perché non me l'hanno scritto, ve lo faccio dire a bassa voce. Canto di gloria è quello liturgico, e poi, aspettate un attimo, Rock My Soul è quello extra liturgico. Solero! Gloria, 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 gloria.
Arisa è commossa, non ce la fa. Arisa non si sente bene qua, c'è mica un ministro della salute qua e non si sente tanto bene. E qui è commossa, più commozione. Ma da che cosa? È caduto un pattone dall'alto. Intanto si prepari Santo Alessandro. Questi già urlano. Allora, come sono andati, Morgan? Ma a me l'ultimo pezzo in aramaico antico mi è piaciuto meglio, anche là dietro mi chiedevano che lingua fosse, ma perché non capivano nulla. Ecco, una un'ottima idea, sì. L'aramaico antico torna sempre di moda. Sì, prenda sempre bene. Passa Simo. Simo, come è andata? Molto bene, le frusciate, fresche, giovani, ci piacciono, ma non va bene il copione del primo pezzo, sembra che leggano il giornale al bar. Ecco, sì. Ma i signori con i capelli grigi e la sciarpa grigia? Il signore, guarda qui davanti, con i capelli grigi e la sciarpa grigia. Ci piace sempre un po' brizzolato così, sarebbe... L'uomo brizzolato? Ci sono uomini brizzolati, sì. Ecco, alla Cluny. Alla Cluny, certo. Riporterei però sempre sul tema forte della serata. The Cross Factor. Prego intanto di stare un po' buoni, se no non ci sentiamo. Prego, ritorniamo sul Cross Factor. Sul primo pezzo mi sono sentito un po' in difficoltà, non mi è arrivato, se devo essere sincero. Sì, il secondo? Il secondo però bisogna lavorare sull'inglese, perché se noi vogliamo esportare questo gruppo anche fuori dai confini. E credo che quella fosse l'idea, sì, da Solero almeno. Spostarci dai confini di Città del Vaticano, andare a sì, oltre. Sì, perché la capacità dobbiamo, ormai è piena. Dobbiamo cercare, quindi lavorare molto su quello. Bene. Per me questo è il passaggio più importante che devono fare. Bene, intanto mentre qua c'è tutta sta gente.